ragazzi, come sempre Zamp che vi parla e oggi siamo incredibilmente tornati con un nuovo episodio del GTA 4 Sdrogo. Come sempre spero che vi piaccia, se così sarà vi esorto fin da subito dopo i primi minuti a lasciare un bel mi piace, perché mi serve davvero per capire se volete che questa serie continui. A me piace un botto giocarci e portarvela, perciò vorrei che anche per voi fosse lo stesso. Perciò signori, vi lascio al video, ci ripecchiamo. È pesante, attenzione, chiamata da Roma. Madonna, ma come sta Roman? In tutto questo quindi non ha sbloccato... Ah, sì, ok, abbiamo una missione di Mikhail, comunque del tizio che ha fottuto Roman, perciò adesso vediamo di andare da lui e attivare quest'altra missione. E comunque la trama inizia a farsi molto intricata, perché a questo punto è entrato in gioco il misterioso Mikhail, che era diciamo il protettore di Vlad o comunque qualcuno più in alto di lui, perciò adesso cercheremo di scoprire a chi è legato. Un merda, che cazzo di volo che sto a fare, ma ci rimettiamo dritti perché siamo dei pro e non c'è nessun problema nel guidare un autoveicolo così. Ok, ci siamo quasi, questo è l'ultimo tratto di via verso casa di Faustin, perciò adesso vediamo prima di tutto se Roman è ancora vivo e secondariamente cos'altro vuole da noi, perché io ormai comincio ad essere anche stanco di fare lo schiavo un po' per tutta la gente, cioè basta, certo sono Nico Bellic, mica uno stronzo. Do you have protection? Hey Nico. Hey. Come in. Thank you. Bella casetta comunque. Quest'altro pippa com'è. Lay off that stuff. Why? Because it clouds your judgment. Not now, it's not the time. My judgment. That's a good one. And I'm a fool. Drunk. Nico's here. We're going to go take care of that guy. I take it you won't be joining us? Make him suffer. People forget pain so quickly. You need to calm down with that stuff. Calm? Why? So I can be like you, Mr. Barbiturate? Always so fucked up on painkillers, you don't give a shit. You need to calm down. Where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia. Or selling hash to tourists in Red Square, or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful. You be careful. Getting crazy. That's the way it works. I'm angry. You are calm. I scare you easily. It works. Yes, but you've angered the wrong people. Too many bodies, too much attention will be dealt with if we don't start playing by the rules. I've angered people. Strange. When I give out the money, it's us. When I have to push people, it's me. All alone. Don't think I can. Getting delusional. Look, we have to go. I fucking love it. Yes, yes. Questa male. I fucking love it. I know. Yes. But you treat me like a child. I run things my way. Dimitri Raskolov, my fucking way! Get out of my side! Or I fucking kill you! I'm not saying don't run things your way. I'm saying be calm. Here. Take a couple of
hostile, do you hear? I said get out of my sight! Vabbè, gli esploderà il cuore prima o poi, tanto cioè non può essere così pippato ed essere ancora in vita, cioè basta. Porta Dimitri al sexy shop, ma stiamo... che bello, prendo questa. Dai Dimitri, sali un po' su, e qui sto rubando un hammer di Dio. Patriot, sì sì, ma... Ok, intanto arriviamo a destinazione da questo sexy shop. Eccolo qui, il sexy shop che stiamo cercando. Perciò vediamo di parcheggiare ed entrare insieme a Mikhail Faustin. Comunque io vado sempre in giro con tutti i compatrioti, eh? Assurdo, vai avanti Kumba, che questo posto mi sembra abbastanza losco. E adesso passo io al comando, vediamo un po' cosa succede in questo scantinato marcio. Pensate che schifo. Ok, ci penso io a coprirti, caro mio. Tenete le mani in alto, merda. Non me ne frega un cazzo, vi sparo in testa, eh. Boom! Sì, ti apro la testa, mi sa. Dite che dovrei ucciderlo, ma no, lasciamolo in vita, poraccio, questo è talmente disperato che... Dov'è l'uscita? Ok, qua sopra. Vabbè, è stato divertente, siamo entrati e usciti, ci siamo presi i soldi. Ora accompagniamo questo stronzo... Oh, l'armeria, finalmente posso spendere i miei denari in un modo che gli americani adorano, le armi, i soldi, andiamo a sparare. Vai. Infatti non c'è nessun problema, attenzione. Che cazzo sta succedendo? Ok, siamo arrivati all'armeria e adesso vediamo un po' che regalo vuole farci il nostro caro Mikhail. Magari mi regala, non lo so, una bella arma. Sì, lo so che il negozio è in fondo al vicolo, però almeno non ti cappotta mentre lo dici. Ok, puoi comprare delle armi nelle diverse armerie sparse per libertà. Ho già quella M4, me lo sta a far venire duro sul tavolo. Ok, perfetto. Allora, vediamo un po' adesso. Ogni tanto verranno aggiunte nuove armi, perciò se non trovi quello che cerchi, prova a ripassare più tardi. Ok, stile. Compra una mini mitraglietta. Oh, beh, io direi che... Lo so che questa... Ah, modello d'esposizione, tra l'altro, quindi posso comprare solo la mini Uzi, che comunque, voglio dire, 1200. Ce l'ho io? Credo di sì. Ok. E adesso sono rimasto con 943 dollari, quindi compro delle altre munizioni
E per adesso me ne faccio passare questo modello d'esposizione. Dai, il Kalashnikov pure. Sì. Mi sa che di questi non posso comprare quasi un cazzo. Però io il fucile a pompa ce l'ho. Vabbè, no. Non posso comprare giubbotti antiproiettili. Ce l'hai, zio? No. Ok, usciamo a questi fatti e andiamo a casa del signor Fausti. Non so dove stavo andando, non mi ricordavo dove avevo parcheggiato la macchina. Ok. Saliamo e riportiamo a casa questo So, you're cazzone. Mr. Faust. Have you always argued and made up like this? It wasn't always like this. Mikhail was a great man. He had a temper, but he was fair. Now he blows his top at the slightest thing. I never know who he will shoot, who he will stab. Andrei, who you met in Mikhail's basement. He was always loyal. He was a good worker. Now he's dead. I guess that is why we need your help. Remind Faust of that. Maybe Danny will not try to kill me. Ok, siamo arrivati a destinazione, parcheggiamo il nostro Hammer, tra l'altro lì ne ha spawnato un altro uguale. Ok, quindi la nostra missione di base è finita, forse adesso finalmente riusciremo a fare quella per Little Jacob che provo a fare da un migliaio di anni, ma ogni volta infatti ne è spuntata un'altra per il signor Faustin, però stavolta a me non me ne frega un cazzo perché tanto so che Roman comunque si sta riprendendo, perciò direi di andare da Little Jacob. Ok, siamo arrivati finalmente alla missione del caro vecchio Little Jacob. È un pezzo che non lo vediamo, perciò sono curioso di sapere che cosa vuole da noi. Concrete Jungle, la missione di oggi per il nostro amico Rastone. Vediamo un po' cosa succederà. È fatto come una pigna, Little Jacob. Andiamo con Little Jacob che ci porta sempre in posti molto divertenti. L'ultima volta ci ha fornito delle armi, perlomeno, perciò. Certo che guido io, bro. L'erba compromette la mia comp. Porca puttana, che eroe, Little Jacob, cazzo. È giusto, non guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il buon Little Jacob. Vuole fare una chiusa, questo è matto. Effetto camera a gas. C'hai ragione anche te, Little Jacob, cioè non puoi lasciarti mai. Però intanto siamo arrivati, mi dispiace interromperti. Perfetto, quindi dobbiamo sorvegliare praticamente uno scambio di ganja. Dobbiamo fare in modo che, magari senza uccidere noi Little Jacob, dobbiamo fare in modo che nessuno gli faccia del male. Certo che è sempre invischiato in affari loschissimi Little Jacob, però alla fine questa non è coca, è ganja. Mi sta chiamando proprio lui, vediamo un po' che cosa. Ok, stanno per scendere dal retro, perciò io direi che
Oh, dove vuole andare quello? Mi sa che verrà appiallato malamente dalla mia autovettura, così proprio accelerata. Boom, boom, boom. Noi ne abbiamo fatti fuori, un vero serial killer scende dalla macchina, tan tan tan, e fredda tutti, perfetto. Quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro, nemmeno vado là a recuperare quello, mi sa che è talmente povero che non c'aveva manco un'arma. Oh, ma è vivo questo? Ma che vuoi fare, zio? Oh, hai anche provato a spararmi, eh? Ma hai fatto pure male, vaffanculo. Vabbè, intanto io ne ho stesi tre e loro sono tutti stecchiti. Ok. Torniamo a prendere Little Jacob dopo questa missione davvero sicario, cioè siamo stati dei mostri. Bella Little Jacob, sali un po', so qui, quanto sei fatto? Qui! Ok, sali in macchina e andiamo. Un vero grezzo. C'ha ragione. E adesso Little Jacob vuole beccare l'uomo che l'ha fottuto, perciò siamo arrivati alla sua casa. E io ti aiuterò a mandare qualcuno sottoterra, caro mio. Andiamo su. Però stavolta voglio andare col fucile a pompa, perché se entriamo in un'abitazione io voglio fare casino. Andiamo. Forza, 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 forza. Oh, cool la copertura, ok. Vai, Little Jacob, sfonda sta porta. Boom! Attento che sta scendendo gente. Io volevo il fucile a pompa comunque. Vieni qua, muori, muori, muori. Boom. Ok, è uno andato. Lo vedo, lo vedo. E sai qual è il bello? Che io posso rispondergli con un fucile a pompa. Perciò adesso vediamo di stenderci, di prendere la mini Uzi che ho comprato e di steccarlo. Perfetto, quanto cazzo siamo forti. Ok, vorrei uscire da riparo. Perfetto. Ora vediamo di entrare. Oh, potere di merde. Cazzo, devastante sta mini Uzi comunque. Kit medico, perfetto. Adesso se finisce il filmatino lo prendiamo. Ok, prendiamo le armi, che le munizioni costano. Prendiamo il kit medico. E non mi sembra che ci sia nient'altro da prendere, almeno che... Perfetto, abbiamo fatto un lavoro veloce, rapido e pulito. E adesso possiamo tornarcene a farci i cazzi nostri. Prego Little Jacob, salga in macchina. È sempre un piacere andare in giro con lei. Di niente, caro. Sì, vabbè, ci interessa. Sgancia il money. Dai, vediamo quanto ci ha dato Little Jacob, che non vedo l'ora di sfregarmi le mani di cash. Dai, quanto mi hai dato? Quanto mi hai dato, caro mio? 200 dollari, vabbè, not bad. E ora direi che possiamo filare dal signor... Ah, ne abbiamo un'altra di Little Jacob. Perfetto, mi piace un botto fare missioni con lui, perciò credo proprio che sarà il prossimo ad essere servito dal signor Nico Bellic.